Sono qui con Matteo Bottone, vice sindaco, nonché uno dei fautori di questa bella iniziativa. Innanzitutto faccio i complimenti ad Amalfi perché si è ricordato un momento storico tragico, ma con una prospettiva anche a studiare e capire il fenomeno. Ieri abbiamo compositato news, Lucio e Sara hanno sentito che addirittura più dell'80% del territorio è a rischio. Ma a parte questo convegno ci sarà anche uno spazio dedicato, un giardino della memoria, bello come nome. Di cosa si tratta, Matteo? La memoria nasce nel 2014, quando allora iniziai la mia attività politica ad Amalfi come amministratore, e dove feci questa proposta di inventarci questo giardino per ricordare questi 61 morti della nostra frazione, del nostro comune. E con un po' di impegno, grazie anche all'aiuto del Centro Culturale Storia tramite del mio amico carissimo professor Gargano, che con lui ci inventammo anche un convegno nella parrocchia di San Michele, e l'istituzione, la progettazione di questo giro della memoria, e in più una lapide dove ricordavamo i nomi. Questi 61 morti avevano un nome, quindi c'era una bambina di 3 mesi in quella di Grazia e una donna più anziana di 85 anni. Quindi molti ricordi, molto importante anche dare un nome a questi ricordi affinché pure che non avvenga più nel futuro, giusto Matteo? Sì, indubbiamente, poi anche questo è un motivo, fu un motivo anche questo, perché avviandomi all'attività amministrativa, discutendo di questa disgrazia in quel periodo che era forse a livello mondiale riconosciuta, e che erano morti del genere in quel periodo, probabilmente disgrazie del genere non ce n'erano tante. Oggi invece siamo a rischio dell'intera costiera, per quanto riguarda che abbiamo una bellissima costiera a livello mondiale, ma è molto fragile, siamo sempre a rischio, conviviamo con queste frane, con questi smottamenti, queste pietre che cadono dai costoni, e quindi dobbiamo essere attenti. E questo fu uno dei motivi di allora che con la mia amministrazione di Milano stiamo percorrendo il percorso di arrivare a mettere quanto più in sicurezza il territorio, tra costoni, palloni e quello che stiamo progettando e portando avanti con l'amministrazione. E questo è un esempio per tutta la costiera, grazie. Sì. Grazie.